Ragazzi, buongiorno, come state? Allora, visto stamattina vi voglio dare una chicca al volo. Ieri sera sono stata ad una festa e praticamente un ragazzo a un certo punto mi si è avvicinato e ha detto: ma io ti seguo sempre su Facebook, io così. Dice: tu fai queste dirette così, ma come fai? Buongiorno ragazzi, buongiorno Roberto, buongiorno Eri. Dice: ma come fai a essere sempre così felice, così allegra? Buongiorno Enzo, dammi il segreto della tua felicità. Allora, prima di tutto volevo dire che io non è che sono proprio, cioè, sarei falsa, no? Se dicessi che sono sempre felice, pure perché è impossibile, insomma, ci stanno quei momenti di buio profondo nella nostra esistenza. Però una cosa che ti voglio dire, che mi aiuta tantissimo, è prima di tutto essere se stessi, quindi non fingere di essere qualcun altro, e soprattutto accettarsi anche laddove magari ci sono dei fallimenti. Per esempio, tu fai degli errori oppure ci sono delle cose di te che non ti piacciono. Ho imparato ad amarli, ad accettarli, no? Buongiorno Valellina. Vabbè, questo non era l'argomento, Dennis. Comunque, impara ad accettare te stesso, no? Anche i tuoi difetti, cioè accoglili. Più ti accogli, pure se per esempio fallisci, stai facendo un progetto, poi a un certo punto fallisci. Il segreto è accogliere, dire, essere gentili con se stessi, no? Questo ti può aiutare tanto. E poi un'altra cosa fondamentale che mi rende sempre, diciamo, che mi fa stare di buon umore, è pensare che comunque l'universo, Dio, la vita, come lo vuoi chiamare tu, ha sempre, cioè ogni cosa succede non a te come cosa negativa, ma succede per te. Quindi ogni cosa fa parte di un progetto che è stato scritto e che tu comunque puoi modificare. Però succede per il tuo bene, capito? Quindi anche se ci stanno quei momenti di down, quei momenti in cui non ci si capi niente, fondamentalmente non fa niente, non sei tenuto a capire in quel momento, sappi che capirai dopo, dopo capirai perché ti succedono determinate cose, perché servono per la tua evoluzione spirituale, ovvero per il tuo benessere, per la tua realizzazione, per la tua missione di vita. Ok, adesso sono arrivata al lavoro e vi auguro una splendida giornata, anche se ci sta la pioggia, ma sopra c'è sempre il sole, come dice qualcuno. E niente, vi do un bacione. Uè, Jessica, buongiorno. Ciao ragazzi.